ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Ormai ho perso il conto di quanti giorni è che non faccio un giro in moto. Vi faccio vedere anche come sta la 09, visto che non la vedete da un po' qui sul canale, causa coronavirus. In questi giorni ne ho approfittato per farla un po' più splendente rispetto a com'è normalmente, visto che quando la utilizzo non la lavo poi così tanto spesso come magari molti di voi possono pensare. Eccola qui, mi manca veramente molto farci un giro, ma oggi parleremo della Yamaha TT600R. Anche lei mi manca, per dove essere sincero, se proprio dovessi scegliermi con quale modo farmi un giro, me lo farei con la 09. In questo momento sto impazzendo perché proprio mi manca quel brivido. Anche a lei ho dedicato del tempo, le ho pulito catena, corona e pignone, e più o meno l'ho pulita, e anche lei in splendida forma, soltanto che la 09 l'ho accesa, ho fatto anche delle storie su Instagram con le sfiammate annesse, mentre la Yamaha TT600R non l'ho accesa perché, come ben sapete, è un bel po' complicato da accendere, quindi non avevo voglia, ho messo in pigiama. Oggi invece cercheremo di accenderla dopo più di 40 o 50 giorni che non l'accendo. E ne approfitterò anche per spiegare a chi volesse comunque acquistare una moto con accensione a pedale, e nello specifico questa moto, i trucchetti per accenderla a freddo e comunque dopo tanto tempo. Adesso mi vado a cambiare le scarpe per prima cosa, perché ho delle normali scarpe da ginnastica, mi metto gli stivali, quelli con cui uso la TT normalmente, perché si deve stare comunque attenti al contraccolpo se capita, perché ormai io mi sono abituato, non me lo dà più tante volte, però visto anche che non l'accendo da tanto tempo non vorrei fare danni a piede, caviglia, quello che è, gamba, e quindi mi metto lo stivale nella gamba interessata. Ah, ma forse ve lo state vedendo. Dicevo, è un buon compromesso tra comodità e sicurezza. Ovviamente quando riuscirò mai a fare dell'enduro un po' più impegnativo, utilizzerò gli stivali prettamente da enduro, quelli alti fino alle ginocchia, con le ginocchiere. Ok, ho messo la scarpa, adesso posizioniamo un po' la telecamera. Allora ragazzi, come prima cosa, su queste vecchie moto si deve aprire la benzina, perché queste moto non hanno il sensore del serbatoio che va ad aprire e chiudere la benzina, quindi c'è questo rubinetto, vedete, verso l'alto il serbatoio è aperto normalmente, così è chiuso il rubinetto, mentre in basso c'è la riserva. Quando si arriva a un certo livello di carburante la moto si spegne e borbotta, si gira verso la riserva, e così ci sono quel litro e mezzo, 2 litri che rimanenti. Poi, come vedete, questo pomello qui è la leva dell'aria. Tirando questa leva qui, praticamente il carburatore si va, tra virgolette, a settare per essere utilizzato quando il motore è freddo. In poche parole, si va un po' ad ingrassare la carburazione. E poi, su questa moto, c'è anche il blocchetto delle chiavi, si gira così e la moto è pronta per essere accesa. Quando è da un po' di tempo che non si accende la moto, o comunque a freddo, conviene sempre dare qualche leggera spedivellata, colpo di pedivella, per far un po' girare il pistone. Allora, ci si sale sopra e si comincia a dare a vuoto qualche colpo di pedivella. Così, 2, 3, 4, 5. Ok. In questo modo un pochettino abbiamo fatto un po' girare e fare su e giù al pistone e dovremmo essere quasi pronti per partire. Quindi aria tirata, mai dare gas, perché dando gas si aumenta il contraccolpo della leva. Il trucchetto è quello di sentire il click dell'alzavalvole. Ecco, sentite questo click? Ve lo faccio risentire. Guardate. Ecco, sentite questo click? Questo è il click dell'alzavalvole. Quando si attiva l'alzavalvole, praticamente il pistone, ora non mi ricordo se è al punto morto superiore o inferiore, ma comunque è nel punto giusto, appunto dove poi, dando la pedalata molto forte con un colpo ben assestato, la moto dovrebbe accendersi più facilmente. Adesso riposizioniamo la telecamera e proviamo ad accenderla. Vediamo dopo quanto tempo ci riuscirò. Via,
Vedete, ha dato un po' il contraccolpo. I miei vicini non saranno molto contenti, ecco, di questo test accensione di questa Yamaha TT600R. Quindi se c'è un dislike sicuramente sarà dei miei vicini. Niente, comunque una volta fatto questo conviene chiudere il rubinetto, mai lasciarlo aperto quando la moto resta ferma per tanto tempo, perché praticamente i carburatori sono molto delicati, si potrebbero rompere i galleggianti. Rompendosi i galleggianti la benzina incomincia ad entrare nel motore e succede un casino. Quindi si chiude l'aria, ovviamente, si chiude il rubinetto e niente, si spegne la moto e abbiamo fatto tutto regolarmente. Quindi questo era un video, intanto per passarmi un po' il tempo in quarantena e fare qualcosa che riguardi le moto. Quindi era anche una scusa per fare un video su come accendere le moto con accensione a pedali come la mia cara TT. Penso che il TT, ecco, quando vi dicevo che era ignorante anche d'aspetto, intendevo questo, che già soltanto per accenderlo, come avete visto, è un processo che, sì, una volta che lo si impara a fare non è niente di che, però vedete, anche adesso farlo dopo qualche giorno non è come schiacciare il bottoncino di una delle moto di oggi, le moto moderne. È un processo molto romantico, io lo definirei così, romantico, perché praticamente si entra in simbiosi fin da quando lei è spenta, si incomincia a cavalcare e a cercare di domare fin da spenta la moto. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un mi piace per supportare il canale in questo momento molto difficile, spero di tornare presto con moto vlog, test ride, e non vedo l'ora di ricominciare la vita del virgolette normale, anche se sarà dura ricominciare, perché a quanto si è capito sarà un processo comunque abbastanza graduale. E niente, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciate un commento per dirmi la vostra e seguitemi su Instagram. Ci vediamo nel prossimo video.